È diventato un caso quello dei San Pietrini, uno dei simboli di Roma. La volontà del Campidoglio è di spostarli per la sicurezza degli automobilisti, limitandoli alle sole aree pedonali. E non mancano le polemiche. Rossella Santilli. San Pietrini, croce edilizia dei romani, e ben lo sanno pedoni, automobilisti, ciclisti, motociclisti. Via Nazionale, una strada ad alta densità di traffico, è la prova del fuoco per chi si sposta. Molto pericoloso, scivoloso, specialmente quando piove, quando ghiaccia. E poi, lo dico io che sto 30 anni che ci vado in giro in moto, rovinano proprio il motore, i carrozzeri, tutto. Salverei perché Roma è tradizionalmente pavimentata con San Pietrini, siamo al centro. Chi lo ama, chi lo detesta, chi ne apprezza la bellezza pur riconoscendone la pericolosità. Secondo lei non sarebbe più pratico l'asfalto, quello antirumore? Secondo me no. Togliamo una cosa storica e per me non vanno tolti. Il rumore non è che granché, però comunque più comodo altro modo, non lo so io. Quindi lei toglierebbe San Pietrini? Giustamente sì. Affascinati da questo manto stradale antico i turisti. San Pietrini è sempre la storia di Roma, è un po' un peccato secondo me toglierli. Sistemarli sì, toglierli no. Secondo me vanno assolutamente conservati. Fanno parte del nostro patrimonio storico. Ricordiamoci che questa via è patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, e fanno parte di questo patrimonio le pavimentazioni antiche, come anche gli antichi edifici, come i palazzi. Intanto Italia Nostra Roma, a difesa dei cubi di porfido, chiede l'intervento urgente della soprintendenza statale contro il progetto del neoassessore ai lavori pubblici Pucci, che intende rimuovere i San Pietrini dalle strade di Roma ad intenso traffico pesante. E Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio, annuncia un esposto alla Procura.